La storia era cominciata all'insegna del brio e della spontaneità, ma a lungo andare si è ingarbugliata. La borsa, invece, nascondeva sì un tesoro di bimbo, ma per Pasquale e Carlinella iniziano i guai. Temono di andare a finire in galera e di spendere tanti soldi. Sale la paura, alla legge spetta l'ultima parola. Ci apprestiamo ad assistere alla causa nell'aula del tribunale. Sono presenti Carlinella, Pasquale e Marendogna. Chiediamo per la cosa. C'ero un morto da sì, io tengo aire che mi fai fare i calcoli, non mi fa. Pasquale, 70 e 60 sì. Mia mazza. Per un dove, da destra e sinistra. Tengo buona anche io. Povera Nino, uno. Ma la fannico. Silenzio in aula. Imputato, alzatevi. Imputato, alzatevi. Imputato, vi ho detto di alzarvi. Ma che qui ce l'è qui? Ma io ti ho imputato, alzatevi. Io mi chiamo Pasquale e dico tutte e due le cose. Anzi, pulla la testa, tu sul corpo. Voi siete l'imputato maggiore, dovete dire dove avete trovato la borsa. Io non sono il maggiore. Sorma è nata prima di me. Sì, la borsa la sono trovata io il 17 dicembre sotto una rocchia alla Fonte Menalde. A che ora, ve lo ricordate? A che ora, signor Pasquale, ve lo ricordate? Che c'è maniera? Potevano essere le 4 dopo magnato. Allora verso le 16 del pomeriggio. Ma non sono detto le 16, sono detto le 4. Signor Pasquale, cerca di essere un po' più chiaro. Più chiaro di che essere? Signora Carlina. Non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente. Signora Carlina, quando Pasquale ha portato il bambino, come stava? E stava tutto madanudo e non teneva nemmeno una pannimella, giusto come l'aveva fatto la mamma. Teneva niente. Madani. Voi avete violato la legge. Lo dovete portare ai carabinieri, capito? La roba da tata se ne va a uno. È la prima volta che trova un gitro da dentro una borsa e se lo trova un'altra volta lo porta ai carabinieri e poi Pasquale non c'è andato per non dare fastidio ai carbofanti. Ma sento che mi fanno male le cose. Facetemi parlare con un giudice. Silenzio, silenzio in aula. Chi siete? Ma cosa volete? Io sono la madre del bambino. Ma che se in preda alla disperazione l'ho messo in una borsa e l'ho lasciato sotto una rocchia vicino alla Fonte Menalde. Che sei tu? Io mi chiamo Concettina Barbesa. Sei un sorda. Facciamo gli arruccacati. Sono rimasta incinta di un certo anno, uno qui di Villa Canale che stava a Roma. Poi lavoravo in una famiglia nobile della capitale e la signora, quando ha saputo che era incinta, mi ha licenziato. Sono tornata alla Valle del Sole, ma per paura di mia sorella... Mi ha lasciato mamma a tassa meur, gli ho vietato a caccardi e gli ho voglia lasciato mamma a tassa. Insomma, signor giudice, io per paura di mia sorella Marentonia l'ho preso e l'ho abbandonato sotto alla fontana. Ma poi ho saputo che loro stavano passando tutti questi guai e ho deciso di confessare. Finalmente ti ricorda. Silenzio in aula. Arrizzati. Andrò. E sciocco. In piedi. Ma come ti dico una puzzata anche a silenzio. Alla luce delle dichiarazioni della signora Barbetta, questa corte chiede l'assoluzione della famiglia di Pasquale.
che carite! La seduta è sciolta! Io metto un candore da Pasqua! Grazie, signor Gio, grazie! La roba datata se salve. Che numero? Grazie a te. Se no si arriggeriva l'altra voi a Andorra. Ma ascolta a me. Pasqua, io gliel'hai detto pure che congettina. Tu te più qui recitri che rucu. Mo essa perché le ha fatte è capace cancellare, togli più qui viene. E ti vuoi frate moia, non vuoi vai e la bottecchiai nella moglie imbriaca. Se vorrò un figlio, ti angola pure la mamma. Io gliela posso scorta. Stengo più di là che di qua. Ma stengo un accidente anche ora. E tra qualche giorno me ne voglio fare la terra per gioia. E tu armi nessuno, le ne non cuore. E io mi metto all'ordine, faccio grassate. Perciò, Pasqua, fammi a dire, sposatela, a cui ci siamo tutti contenti. E ciò faccia, padre, figli e spirito santo. Ha trovato la festa con la gamba. Pasquale rucupi ieri. Ma se ti sposi la mamma, ruci trattenga proprio a figlio e Cusci po' fagna di ci sta tu massina, t'acqua? No, chi dici? Lucitre si chiama Pasquale di Pasquale, figlio di Pasquale. Va buono, va buono. Schitta, che domani mi hai cattato i capelli più grossi. A cucì mi copre un ombrone. Certo. Avete proprio ragione. Come? Quando dicete troverete un tesoro e vi sposerete. Te vuoi che sci Pasqua? Ah, ciò, non mi ricordo. Tu sci cornacoppia. Io voglio, so capricorna. Bravissimi, applauso forte. Signori, hanno recitato per voi tutti, iniziamo, vediamo un po' l'elenco, Roberta Di Menna, Cungettina Barbetta, abbiamo rievocato un tema sì degli anni 50-60 ma è sicuramente attuale, e ancora il giudice Luigi Diana. Autoricambi e diversi. E poi la più giovane, l'abbiamo spostata dalla recitazione di poesie, Carmen Carosella, di appena 14 anni, non è facile. Ed ecco i birbanti, una leonessa, Stefania Appugliese. E lui, il mattacchione. Che sa che si aiuta a cattà? Michele Diana! Ma ecco lui! Sarà cattato per coprire le corna! Perché ma che sci? Io il suo copricorna! Un applauso forte! Scusateci per il problema tecnico, ma succede. Però ve l'avevo detto che era un bel quadretto paesano di Valentino Nero, una compagnia di persone che fa tutt'altro mestiere. Allora, Roberta Caseificio, Luigi si occupa di, come si chiama il tuo mestiere? Autoricambi. Michele Caseificio, Stefania infermiera, Carmen studente. Grazie a tutti.